Si concluderà questa sera alla presenza della segretaria nazionale del PD Elly Schlein la festa dell'unità a Villa Bonfiglio ad Agrigento. Il sistema sanitario regionale sotto attacco è sotto il titolo del dibattito che ha registrato ieri sera la partecipazione di Deborah Serracchiani, Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio, Luisella Lionti, Franco Gervasi, Calogero Leanza, Giovanni Burtone e Michele Catanzaro. E proprio sulla sanità il presidente dell'Assemblea nazionale del PD e presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha lanciato una provocazione al collega governatore della Sicilia, Renato Schifani. La domanda che vorrei fare a Schifani è d'accordo fare una battaglia con Bonaccini, visto che le 20 regioni italiane hanno chiesto subito 4 miliardi di euro dal ministro Schillaci per irrobustire la sanità pubblica, o il presidente Schifani è d'accordo a favorire la sanità privata in sostituzione di quella pubblica? La luna di miele del governo Meloni è finita, ha dichiarato ieri sera Bonaccini, spiegando a suo avviso il perché. Perché le troppe promesse che tutti ricordano attraverso video e urla nei comizi degli ultimi anni vedono i migranti raddoppiare gli sbarchi quando si era promesso che finendo la pacchia non sbarcava più nessuno. Perché davanti alle pompe di benzina si annunciò che una volta al governo si sarebbero addirittura tolte le accise e persino non sono stati capaci nemmeno di lasciare i benefici del governo Draghi, e quindi la benzina, tutti quelli che vanno a fare rifornimento si accorgono che costa come non mai. Perché sulla sanità pubblica, stasera ne parlerò a lungo qui, stanno mettendo in difficoltà persino regioni con una tradizione solida come l'Emilia Romagna e la Toscana. Non oso immaginare in altre parti del paese. E attenti, perché questo governo ha riportato per la prima volta dopo anni e anni sotto il 7% il rapporto tra spesa pubblica e PIL del paese, portandoci al 16° posto tra i paesi dell'Unione Europea. Non ce lo possiamo permettere perché Tina Anselmi, gigante, nel 78 portò in Parlamento una riforma tra le principali che il paese repubblicano, l'Italia repubblicana ha conosciuto, che fu il passaggio dalle mutue all'idea di una sanità che dovesse diventare universalistica, cioè che un povero avesse lo stesso diritto di curarsi di un ricco. Ecco, io penso che siccome abbiamo scoperto, ed è un problema per il PD da risolvere, che anche alle ultime politiche, merito loro, la maggioranza di chi sta peggio economicamente ha votato per la destra, beh, se sei un operaio a 1200 euro al mese, o peggio un precario, o peggio un disoccupato, e per una visita specialistica ti dicono che ci vogliono 6 mesi, 1 anno e non puoi andare dal privato, che fai? Quindi qualche domanda qualcuno comincia a fare. Quello, e finisco, che serve, messaggio da qui che voglio dare, è che serve un Partito Democratico all'altezza di essere davvero percepito come alternativa di governo la prossima volta. Vuol dire che per ogni critica che facciamo ci vuole una proposta alternativa di fianco, vuol dire avere la consapevolezza che da soli non ce la facciamo, va costruito un nuovo centro-sinistra con pazienza, cercando almeno di mettere le opposizioni insieme dove si condivide la scelta. Elly è stata bravissima, Elly Schlein, sul salario minimo legale, lo dobbiamo fare sulla sanità. Così poi Bonaccini rispetto alla vicenda Ponte sullo Stretto. Di ponti ne esistono in tutto il mondo che collegano anche isole con la terraferma. In sé non è che si può essere ideologicamente contro un ponte. Io sono convinto che non se ne farà nulla. Mi pare che prima di tutto bisognerebbe pensare a collegamenti stradali, autostradali e ferroviari che consentano ai siciliani di non metterci ore quando da altre parti d'Italia ci vogliono mezz'ore magari. La festa dell'unità ha rappresentato l'occasione per il PD di guardare al futuro partendo dal ruolo di opposizione attualmente svolto nei confronti del governo regionale e nazionale. Mi sembra che stiamo facendo un gran buon lavoro, c'è una federazione che in questi anni ha lavorato, ha prodotto un ottimo risultato. Noi siamo sicuramente alternativi a questo governo di centrodestra. In quale governo ha bisogno la Sicilia, secondo lei? Ha bisogno di un governo responsabile che racconti le cose giuste e che si impegni sui veri problemi per la Sicilia, perché mi sembra che ad oggi ci sono soltanto delle leggi o idee, slogan, come le chiamo io, però nei problemi non c'entriamo. Guarda la sanità, guarda le infrastrutture, guarda la scuola. Quindi sono tutti problemi che questo governo regionale oggi non affronta o forse fa finta di non avere compreso che non ha risolto nulla dopo un anno di governo regionale.